La Cina va, la Cina va, la Cina va, a seminare chissà chi è sarcattarà. La Cina va, la Cina va, nell'orte della luna ogni cosa vedrà. La Cina va, la Cina va, la Cina va, prima o poi nell'orto ci arriverà. La Cina va, la Cina va, la Cina va. Ragazzi, ma oh, ma lei non si ferma, oh. Ascolta, ma ce l'hai la camiciola? No. Eh? Ah, no, perché sennò è il freddo, ora ancora, Ma è corta, perché la io la mia mamma quando me le fa, me le comprano, dopo le butta alla lavatrice. Ma sfuggito. Però a 90 anni me le butta alla lavatrice con a 90 gradi e ma già che poi io lo sai come so. Come sei? C'ho due bambini, macchina femmina. Ah sì, eh? Allora, ero rimasta uno solo. Che pensavi te? Dice macchina femmina. Allora, Gina com'è? Ascolta, ma qui hai fatto una faccenda, mamma. Diciamo che ci si sta arrangiando, perché capirai... Ma belli, ma che sono, maschi o femmine? Questi sono tutti maschi. E te pensa, vedi, che io ho tutti i nomi anche, di questi animali. Se devo sapere, per esempio, questo qui è Rocco, vedi? Rocco! Proprio questo tipo di suo corno di lunghi, perché quando è arrivato Rocco, Rocco sui freddi. Ah, ecco, per quello si chiama Rocco. Perché montava addosso a tutti. Allora io, lo secondo me è Rocco. Per esempio, di là c'ho uno che si chiama Trump, perché ha un ciuffino rosso volto indietro. Capito? Ma questo è Rocco, vedi? Ma bella bestia, che bella bestia. Bella, sì. Belle, sì, sono belle. Bellissime. Sì. Tranquille, poi, vedi che siamo una. E questo quanto tempo hai? Questi ora cominciano ad avere 15-16 mesi. Senti. Senti. Poi perché questi qui anche inquinano. Sì, c'è l'aria, perché inquinano, vedi? Vedi quello di Trump, vedi? C'ha un ciuffino rosso nel capo. Ah, vedi, è lui Trump. Sì, Trump, vedi. Trump. Perché vedi, c'ha un ciuffino rosso nel capo, vedi? Porto indietro. Ma belli che sono. Qui c'è tutti i soprannomi, perché vedi, uno c'ha ancora un modo, uno c'ha ancora un altro. Uno come me le conosce tutti, uno a uno, capito? E questi qui, c'è anche un altro discorso, perché poi hanno detto che questi allevamenti inquinano parecchio. Chi l'ha detto? L'ha detto la televisione, perché dice che i peti, le fatulenze, fanno l'ammoniaca, va per l'aria e sfonda il buco dello zonno. Ogina, a me mi hanno detto così. Figurati se venissero in casa, lo dico qui. Figurati in casa, se te non ti piacciono, che vuoi essere più informata, chiami di quelli lì che sono alla televisione. Allora, i peti. Io lo so, fratulenze, sono in olflaute. Ci fanno il gas, fanno, perché dentro questi qui c'ha la digestione anaerobica, capito? Dentro lo stomaco. Praticamente come si gonfia, si forma i batteri. E dopo c'hanno. Ma il cellulare è poco. E dopo si sfonda buchi dello zonno, come le bombolette quelle da carnevale, uguale. Come se tu. Come se tu avessi mangiato una insalata di cavolo, Ma stare attenti, capito? Ma che fai? Comunque, ascolta, vedi, dormono, vedi, quando dormono, vedi, quando stanno che modo lì stanno più bene, vedi, come quando io il giorno della taglia di Pasqua che mangio 3-4 fette di panettoni. Come metto lì sdraiato nel divano, vedi che gonfia. Se la godono. Uguale in quel modo. Loro mangiano. Fanno il chilo. Stanno bene, a me piace quando stanno bene così. Perché mi dà l'idea di quando sto bene anch'io. Se stanno bene loro, sto bene anche così. E quando stanno bene loro, sto bene anch'io. Sono sicuro che crescono. Ecco. Vedi? Quando crescono si guadagna anche qualcosa. Se perde fa qualche chilo. Questo è lei o lui? Vedi che ci vuole conoscere, lo vedi? Ma bimbino. No, anzi, ma bimbino, lui come si chiama? Allora, questo non gli ho messo il nome, però come lo vedo un po' mezzo gobbaccio, tipo Andreotti, ecco, che vedi c'ha un po' la schiena un po' ricurva. Bellino, è un po' tipo Andreotti, capito, questo qui. Invece, ti lascio anche la Bruna, che è una femmina, la Bruna Vespa. Ah, Bruna Vespa? Sì, perché? è un po' tutta picciolata. Cinei. Sì, c'ha un po' di nei. Quello è Bruno Vespa, però è una femmina, la Bruna, si dice la Bruna.
capito? Ascolta, Donald, non c'è mica cavato un granché anche te, se. Mangia, giuralo. Ma belli, ma ce ne parecchi, Ascolta, Gina, te volevo dire, ma te girati da queste parti di oggi? Perché io non ho capito io, dovresti arrivare sinceramente, ho visto in televisione sinceramente, però io sinceramente non ci ho capito niente, che giri? Allora ascolta, noi si andava a cercare l'orti, perché si fa questa trasmissione sull'orti, L'orti qui ne trovi pochi, perché il ghiaccio ha steccolato ogni cosa. Bravo, siccome che ora è il tempo di prepararli e sicché c'è poco, c'è anche poco da seminare, questo ghiaccio ha circolato ogni cosa, si dite ascolta, si va a vedere da viaggianti le bestie che c'hai, che mi avevano detto che erano belli, che hai fatto l'ambiente? Erano belli, sì, eh? Erano belli, l'ambiente è bello, ma i soldi in cenno, ma se i soldi in cenno. Certo, che danni da mangiare, che vuoi? Da mangiare, ci vuoi sempre i quadrini, la cosa che c'è, ci vuoi sempre i quadrini, ma ascoltami, ma volevo dire, meglio questi sono come se fossero tutti i tuoi figlioli, Sì, sì, li conosco tutti a uno questi figli, tutti. Però ora io ultimamente mi sono reso conto che tutto questo movimento che si fa non serve a niente. No, La ciccia, ascolta Gina, la ciccia puzza. La ciccia va puzza, mangiata presto. I ristoranti sono chiusi, dopo un poco va male, non si mangia con questa pandemia. Hai ragione. Mi ha cavata via. Vedi che noi infatti si fa la trasmissione sull'orto apposta. L'orto, la roba di orto, l'orto, l'orto vogliamo morto. A proposito dei feti, te voglio dire. Insomma, li fanno come se avessero mangiato una sudella di cavolo. Questi fanno i peti perché il gas che si forma dentro mi ha che scarichi, o che ruttono, o dal culo mi ha che scarichi. O come perché, noi altri, anche come loro dice sono il proverbio, con la cipolla cruda e l'aglio cotto ti puzza la bocca un giorno e il culo otto. E loro uguali, capito? Hai capito? Sì. La ditta giusta, allora, guarda, allora. Ti piace con queste flautulenze, anche io sgancio. Ogni qualche l'aglia che tu ti sgonfi. Sgancio perché la sera io poi ho un problema, che io quando vado a letto tengo sempre un fessino di finestra aperta. Perché io quando sgancio la notte, se accendo la luce, io non voglio mica stare a pelare, Arri in locale, allora. Quello si chiama Freud, vedi? Perché è sempre serio, vedi? Pensieroso, è concentrato, vedi? È sempre serio e pensieroso, vedi quello lì? Perché Freud era concentrato e poi, sì, perché poi c'ha due nomi quello lì. E anche sotto Piantini, vedi? Perché è sempre gonfio, c'ha un gonfio, una trippa, soffia, ora scureggia, attenta, Senti la cosa. Un po' come te, allora, no? Sì, soffia, gonfia, gonfia, mi soffia a me, anche a me le gonfiano, Vedi come gonfia, vedi che trippa, cioè. Anche a me le gonfiano, anche mi Beppe va gonfio. Ma il tuo Beppe da gonfio? Oh, quante ma gonfio. Ma com'è il tuo Beppe? Tutto il giorno lì, a rompere con gli occhi. Ma io quando lo vedo ogni tanto, che lo vedo il tuo Beppe, mi sembra tanto male lui. Ognuno penso che mi tocco lui. Io mi tocco lui, che vuoi fare? Io questo, vedi questo invece, infatti da finire. Madonna, che passano. E fatti capire questo qui. Mi sei mangiato la questo vista. È l'unico marchigiano che ci sta dentro la stalla, sono tutti canini, vedi? E perché? Ce l'hai messo? Perché questo è un marchigiano, perché noi gli siamo messo il nome il Miccio, che vedi, sembra che credi nei orecchi come un somaro, vedi, uguale. Ma ce l'hai permesso di soggiorno? Sì, questo c'ha. No, perché in mezzo a tutte le canine. Diciamo così, che questo era con la zona rossa, lui è un po' fuori. Non c'è polvere a casa, fuori giurisdizione. Ci vuole l'autocertificazione. Ci vuole l'autocertificazione. Però è simpatico, Simpatico. È un gran vitellino, sì. Ma vedi, che strano, però io non paio tutti i giorni, Io, vedi, medicina, non paio tutti i giorni per bene, sì. Ci chiacchiero, mi dico per bene la mattina come stanno, come ne stanno. E come ti rispondi? Qualcuno moccia il naso. O di capesolfetto. La vera quando c'è la nebbia qua giù qui in Chiana, parecchie volte c'è da un po' la nebbia, no? Che, sì. Vedi questi pianuri che c'è qua? Sì. E c'è da la nebbia. E allora quando c'è la nebbia la mattina Farini a non poter mocciare il naso, un po' di raffreddore, però dopo gli passa, durante il giorno arriva il sole gli passa, capito? Che
vorrebbe dire de o all dest cianina se vorrebbe, io lo so, a me mi hanno detto che era la razza, che era l'azienda più vecchia che c'era per la selezione qui in Vaticano, però io lo so, io in inglese lo parlo. No, noi si parla a me, io parlo cianino a malapena. No, io parlo cianino. L'aretino è una cosa, ecco, e il cianino è un'altra. Se si può parlare l'aretino, te parli l'aretino, io parlo il cianino. Fammi un esempio di cianino, allora. Il cianino, per dire, noi si butti questo forcone, per dire un po' al giro, si dice è a trainone. Sì. Si dice anche Arezzo che trainone. È a trainone, invece Arezzo... Dicono lasci la roba al giro, sono più signorotti, capito? Noi invece si dice... Per esempio, a uno l'altro giorno gli hai preso... un'ischemia al capo, mi ha detto uno, dice, ma dici, si è rotto un'ischemia, e dico, che c'hai, che io gli ho detto, che c'hai Ivan, un po' di sangue tra i nonni più cervello. Questo è un cianino, capito? Invece, per dire, capito? Per dire, capito? Insomma, bello. Fina, qui, ora io, la stalla mia è finita. Il dito della settimana ve l'ha anticipato il Biagianti. Con la cipolla cruda e l'aglio cotto te puzza la bocca un giorno e il culo otto. Questo è detto il murello della consumaia quando si faceva. Ma devo ragionare con me che sei nato nel murello della consumaia, volevi dire che eri nato qui, capito? Ecco, come ma perché ci sarebbe l'espressione te concio o me conciaresti? Il concio fa bene alla terra. Io una volta alla Madonna gli scrissi un pizzerino per San Valentino, gli scrissi te amo come la terra ama il concio. E il giorno dopo è andato l'avvocato e disse io me voglio divorziare. Che metafora! E io sono tornato solo come un concio. Ah, io un uomo così e altri che diverti. Allora. Ma tu proprio come sta a proposito? Insomma, tutto bene. Anche come lui, sta? Anche lui tra pieti e flatulenze, insomma. Ma c'è le gambe come le porto un bene? Sì, ogni tanto mi intrappola. La prostica com'è? È la prostica! Ogni 5 minuti mi salza, pisce la notte. Anche lui è arrivato. Quello è bello, anche io c'ho poco. Anche lui l'auta, l'auta. Anche io c'ho poco. La luna è crescente. Io un argovisco a tagliarmi lungo dei piedi. Nell'orto si seminano melanzane, pomidori, peperoni, cavolfiori, broccoli, sedano, cidroni e zucchine. Se vuoi un bel cidrone, più cidroni di me. Lo trovi, mi pianti già che a me quando davanti siamo poveri ci toccherà a sotterrarci col capo dei fuori e siamo accusati per le fotografie. E pu se con cima la carcio faia mi e il concio ci basterà, voglia te allora ci serve, ci può consumare anche tutta la Valichiana con quello, mi conciaresti buona, mi concia buona. Ma che ore passa? La 15? Aspetta tu tutti quella? Ah, passa la 9. Al campo! Alla battaglia! All'arti!